Laura Boldrini, Laura Boldrini ha pubblicato un libro a favore delle donne. È intitolato Questo non è normale. È pubblicato da Chiare Lettere. Io il libro di Laura Boldrini ve lo metto come link nel riassunto di questo video. Il fatto è che Laura Boldrini è tanto bella, brava e buona. Ma è una donna molto potente, è molto bella, brava e buona, però Laura Boldrini di certo ancora non ha letto questa opera storico-mitologica, vedete, La stirpe del serpente, dove si spiega come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato. Laura Boldrini, andiamo. Dopo quest'opera non c'è più bisogno di scrivere altri libri a favore delle donne, perché qua è spiegato tutto, è spiegato. Finché siamo in patriarcato non c'è niente da fare, Laura Boldrini. Finché siamo in patriarcato non c'è niente da fare. Bisogna tornare al matriarcato, bisogna tornare, perché le donne possano essere salvate, capito, Laura Boldrini? Io l'ho spiegato, eh. Si deve tornare al matriarcato, se no non c'è niente da fare. Perché in patriarcato c'è un condizionamento tale e per cui non c'è pace fra uomini e donne. Non c'è pace fra uomini e donne. Hai capito, Laura Boldrini? Si deve tornare al matriarcato, Laura Boldrini. È inutile che tu hai scritto questo libro intitolato Questo non è normale. C'è già questa mia opera, Laura Boldrini. Ma tu l'hai letta questa mia opera, Laura Boldrini, o non l'hai letta? Se non l'hai letta hai fatto male, perché qua hai già spiegato tutto, Laura Boldrini, capito, cara? E tu, casa editrice Chiare Lettere, vai a pubblicare un libro a favore delle donne quando già c'è già quest'opera sul mercato, che c'ha 2 anni, sai? Casa editrice Chiare Lettere, c'è 2 anni, è uscita nel dicembre del 2019. Ma quest'opera, però, è l'erede di questa opera qua, vedi? È la stessa. Questa è di 15 o 20 anni fa, guarda, la stessa opera. Chiare Lettere, ma che fai? Ma voi, editor di Chiare Lettere. Ma non lo sapevate che sul mercato esiste già questa mia opera? Vabbè, questa è andata esaurita, ma poi è riapparsa nel catalogo della casa editrice Leonida. Eccola qua, edizioni Chiare Lettere. Editor, ma non c'è più bisogno di scrivere altre opere a favore delle donne. C'è quest'opera qua, a favore delle donne, qua si spiega il passaggio dal matriarcato al patriarcato e si spiega qual è la situazione in patriarcato. Se vogliamo che la situazione cambi relativamente al rapporto uomo e donna, si deve tornare al matriarcato. Per tornare al matriarcato, io qua l'ho spiegato per filo e per segno, si deve abolire la proprietà privata, perché la differenza fondamentale tra matriarcato e patriarcato è che in matriarcato non c'era la proprietà privata. E invece in patriarcato c'è la proprietà privata. Tanto è vero che in patriarcato la donna è equiparata alla ro roba, roba. C'è uno dei comandamenti, no? Uno dei 10 comandamenti. Non desiderare la roba da altri e poi non desiderare la donna da altri. Laura Boldrini, Laura Boldrini. Ah, cara Laura Boldrini. E tu, edizioni Chiare Lettere, voi editor, cosa avete fatto voi editor? Beh, io qua mi fermo e ribadisco per l'ennesima volta che se vogliamo modificare i rapporti tra uomini e donne, si deve tornare al matriarcato. Cioè, noi qua viviamo in patriarcato. Se vogliamo tornare al matriarcato, si deve abolire la proprietà privata, capito Laura Boldrini? Capito Chiare Lettere? A tutti voi, tanti cari saluti dalla stirpe del serpente.